La più grande risorsa del nostro paese in momenti di crisi, come quello attuale, non sono le grandi aziende, che portano grandi problemi pubblici nel ciclo sfavorevole e grandi guadagni privati in quello favorevole, ma il sapere tecnico, che è diffuso e che deve avere maggiori supporti di sistema paese per poter essere espresso e divenire così moltiplicatore degli investimenti.